poi dopo le vacanze voglio andare alle Maldive, voglio andare a New York, voglio andare a Berlino a prendere il caffè perché ci sono i voli low cost. Questa roba qui è purtroppo drogata. Notate che l'accordo di Parigi non copre l'aviazione civile, non è ancora entrato in vigore, l'accordo di Parigi entra in vigore nel 2020, in ogni caso non coprirà l'aviazione civile. Il volo low cost è very high cost per l'ambiente e voi sareste, alzi la mano chi è disposto a non volare più. Sono posti, molti altri l'hanno tenuta giù la mano. Al Politecnico Federale di Zurigo, non lontano da qui, dove è stato elaborato il modello della società a 2000 watt, cioè la società sostenibile ed equa in termini di uso di energia, noi attualmente in Italia siamo una società a 6000 watt. Mediamente ogni italiano ha a disposizione una potenza generata dalle macchine dell'ordine di 6 kW. Per essere sostenibili bisogna andare a 2 kW, cioè tagliare di 2/3 tutto ciò che noi facciamo. Un po' lo facciamo tagliando lo spreco, un po' lo facciamo con la tecnologia diventando più efficienti e l'altro lo facciamo con delle rinunce. E volare nel modello della società 2000 watt di Zurigo è la prima cosa che bisogna tagliare. Io non voglio essere radicale al 100% e dico, se hai la zia che morente in Australia, falla trovare, una volta nella vita si può fare. Se vuoi farti l'Erasmus, vai pure, ma poi non vieni tutti i weekend a trovare la mamma, stai pure, hai scelto di andare, ecco il tuo progetto didattico e poi te ne torni, quello mi sta bene, ma non per andare a fare futili vacanze, le futili vacanze basta, tolte. Allora quando io sento voi che giustamente scendete in piazza e reclamate dalla politica azioni per ridurre il cambiamento climatico, voi non vi rendete ancora conto della complessità. Una delle prime azioni, se io fossi Conte in questo momento e volessi mettere subito le azioni che servono per ridurre il problema, come minimo alzerei le tasse dei viaggi aerei fai costare il volo Malpensa New York, che oggi trovi anche a 350 euro, forse meno, forse riuscite a trovarlo ancora meno, io potrei pagare minimo tariffa base 5.000. Grazie. Solo se veramente è una cosa importante. Ecco, allora capite che quando voi invocate una politica che si occupa dei cambiamenti climatici sarete i primi a scendere in piazza il giorno dopo per lamentarvi. Perché se io facessi questo, voi farete il giorno dopo Friday for Future moltiplicato per 10, nel senso che verranno anche quelli che prima non erano venuti per il clima a lamentarsi. E io farei più tasse, la benzina, e la benzina dovrebbe costare 10 euro al litro se dobbiamo ridurre l'uso dell'automobile. Bisogna avere questa maturità. Se vogliamo che anche la politica si occupi di ambiente e di clima, purtroppo dobbiamo accettare che ci saranno una parte di provvedimenti di incentivo, ma ci saranno anche una parte di provvedimenti di tasse e di sanzioni. Altrimenti non avremmo il problema. Se già lo facessimo da noi, le compagnie aeree lavorerebbero al 10% di quello che lavorano, e invece in continua crescita. In questi mesi si è raggiunto il valore massimo della storia dell'aviazione di aerei contemporaneamente in volo sul pianeta. A luglio 220.000 aerei contemporaneamente in volo, cioè scusate, in una giornata, 220.000 aerei giornalieri. Ed è in continua crescita, perché anche lì la crescita. Non c'è un tempo. Di più, ognuno ne vuole fare di più, perché è ovvio. Chiunque ne fa di più, fa più soldi. Quindi non volare per futili motivi, usare dove possibile del lavoro e altre metodologie che ci permettano di evitare un uso sconsiderato dei trasporti. Personalmente io stamattina cosa ho fatto? Ho fatto l'ultimo miglio, cioè casa, stazione ferroviaria, io abito a 5 km dalla stazione ferroviaria, in auto elettrica. Poi ho preso un primo treno e sono arrivato a Torino Porta Nuova, poi ho preso Freccia Rossa e sono arrivato a Garibaldi, poi ho preso la metro e poi ho preso i piedi. Oggi devo ancora fare un altro appuntamento, metro, treno, casa, anzi prima di casa di nuovo auto elettrica. Questo è già una potenziale sostenibilità, ma la miglior sostenibilità sarebbe stato fare la videoconferenza. Io in mutande a casa, oggi tanto, tanto una webcam, una
mettevo qui, cioè, ancora, facevo questa stessa roba proiettato lì, fra mezz'ora, ciao, e andavo a fare altro. Si può, ci sono già oggi i mezzi. Le Nazioni Unite continuano a chiederci tutti gli obiettivi che dobbiamo realizzare nel 2030, vedete sono tanti, c'è anche il clima, il numero 13, c'è la biodiversità, il 14 e il 15, c'è l'acqua, acqua pulita per tutti, il 6, energia pulita per tutti, il 7, poi ce ne sono altri che sono paroloni, no povertà, zero fame, 3.